Buongiorno ragazze, benvenute. Vorrei condividere con voi una mia piccola scoperta, una scoperta alla quale sono giunta leggendo dei forum, vedendo dei video e comunque consultando delle guide, come quelle per esempio presenti su Aromazone. Aromazone, infatti, è il sito dal quale ho preso, ho acquistato questo attivo, questo principio attivo denominato DHA. Il DHA si presenta ai nostri occhi come una polverina bianca, quasi magica direi, in quanto è un autoabbronzante. Sì, ragazze, è un principio, un attivo, diciamo, che si trova all'interno della maggior parte degli autoabbronzanti presenti in mercato, in commercio. E leggendo un po' la scheda del prodotto, ho scoperto che questo DHA è una soluzione è idrosolubile e quindi, secondo le guide di Aromazone, il sito dal quale ho fatto un piccolo ordine, dal quale ho acquistato anche degli oli essenziali, precisamente citronella e geranio, per creare un autan casalingo e biologico. Il DHA, quindi, questa polverina, si scioglie in acqua o comunque in sostanze acquose. E la migliore soluzione per sciogliere il DHA credo sia il gel d'aloe vera. Gel d'aloe vera comunemente penso trovato, si trova ovunque, si trova nei centri commerciali, si trova in erboristeria. Io ho acquistato questo gel protettivo senza parabeni, dermatologicamente testato, della linea e della marca Erbavita. La quantità è di 12 ml, lo utilizzo da qualche mese e nulla. Sulla preparazione, cosa vi devo dire? Il DHA quindi non si scioglie in olio o comunque in sostanze oleose, ma soltanto in sostanze, diciamo, acquose. Quindi questa sua caratteristica lo fa velocemente rendere, diciamo, utilizzabile, in quanto ho sciolto una quantità pari al 5% di DHA, quindi il principio attivo, l'ho sciolto in 100 grammi di soluzione finale. Vi spiego, 100 grammi di soluzione finale sarebbero 100 grammi, 95 grammi di gel d'aloe e 5 grammi di DHA. Questo perché mi sono attenuta alla scheda di Aromazone, la quale diceva che nelle soluzioni acquose si può sciogliere dall'1 al 3% di DHA per avere una lieve abbronzatura. Dal 3 all'8%, che sarebbe il dosaggio massimo di DHA all'interno della soluzione finale, si ottiene una bella abbronzatura. E io, in medias stat virtus, ho messo il 5%. Su 100 grammi di aloe, questo è quello che ne rimane del mio autoabbronzante perché l'ho usato abbondantemente, su una percentuale, su una quantità di 100 grammi totale, 95 grammi sono di gel d'aloe vera, e 5 grammi, proprio per la percentuale del 5, di DHA, di polverina magica, che ho sciolto lavorando molto bene, perché bisogna scioglierla molto bene all'interno del gel d'aloe, e nulla, e ho versato in questo contenitore. Ovviamente è inutile dire che prima di applicare questo gel bisogna fare uno scrub bello profondo sul viso, sulle braccia, comunque su dove si intende applicare il DHA. Io lo utilizzo prima di andare a letto, lo applico sul viso, sul collo, attendo che venga assorbito e poi dopo vado a letto. E la capacità del principio attivo è quello di avere già dopo 2 ore una bella colorazione. E va ad intensificarsi col proseguire delle ore, quindi entro le 24 ore noi avremo un intensificarsi dello scurimento dell'incarnato. Quindi nulla, io ve lo consiglio. Qualcuno parla di diciamo di un aspetto negativo del DHA,
Perché parla di un colorito arancione, nel senso che il DHA, secondo alcune, vira sull'arancio. Guardate, io l'ho provato anche nell'invernata, a dicembre, gennaio, quando comunque l'abbronzatura era per la maggior parte andata via. E l'ho adoperato anche in maniera costante. E così, probabilmente su un incarnato chiaro potrebbe virare sull'arancio, ma oggigiorno, con questo sole, andando in giro, in città o comunque a fare le nostre cose, andare all'università, al lavoro, si percorre tanta strada a piedi o comunque si è soggetti ad avere la pelle esposta al sole, ecco già il nostro colorito originario non è certamente quello lattiginoso del mese di gennaio e di dicembre. Pertanto credo che il DHA possa soltanto aiutare a creare quell'incarnato omogeneo, quell'abbronzatura, diciamo, lieve di inizio stagione. Quindi io onestamente ve lo consiglio, almeno io lo uso. Un caro saluto a tutte quante e grazie per avermi seguito. Ciao ciao!